Ciao, allora, questo video fantomatico del prossimo allenatore della Juventus, della lista dei papabili e delle mie impressioni su chi sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo, eventualmente post Pirlo, non sta arrivando. E vi giuro che l'ho pronto da 3 giorni e ho ben chiaro in testa cosa dirvi. Però tutte le volte che faccio uscire un altro video, perché bisogna parlare prima di altre cose, vedo che ci sono dei commenti che vanno in altre direzioni. E quindi io non voglio mai lasciare qualcosa di interrotto, non voglio lasciare qualcosa a metà e quindi voglio parlarvi, voglio rispondere alle domande che mi fate nei commenti, non semplicemente con una risposta nei commenti, ma con un video per farvi capire esattamente cosa ne penso. Quindi eccolo qua, oggi parliamo degli errori inerenti alla dirigenza, alla società, alla presidenza, perché tante volte mi ritrovo, per esempio, sentirmi dire, ma Pirlo non è l'unico che ha la colpa, o comunque Pirlo non ha colpe, è chi ce l'ha messo lì. Che sembra una frase fatta, sembra un modo di dire, ma c'è un fondo di verità ed è chiarissimo, e penso che lo stesso Andrea Agnelli sia consapevole di questa cosa. Ma ci arriviamo, c'è una lista di eventi scatenanti che hanno portato a questa situazione. Prima di cominciare però c'è OneFootball, il link per scaricarlo è qui sotto nei commenti, quindi mi raccomando, prima di iniziare il video scaricate OneFootball per avere sui vostri cellulari un'applicazione in grado di darvi le notifiche in tempo reale per la vostra squadra del cuore, che può essere la Juve, come no, e quindi non potete assolutamente farvi mancare un'app del genere completamente gratis. Se un mi piace a questo video cerchiamo di arrivare a 2000 like, come al solito, dato che siamo sempre bravissimi, almeno 2000, poi se dovesse andare meglio ben venga. Perché appunto mi sono preparato una lista di eventi, quindi tutte cose documentate, scritte storia, che sono accaduti all'interno del mondo Juve e che secondo me uno dopo l'altro hanno portato alla situazione di oggi, cioè aver Pirlo in panchina che non è pronto, che sta lottando per entrare nelle prime quattro dopo uno scudetto andato completamente nel quale non abbiamo mai lottato. Allora, c'è da fare una precisazione però. Questi eventi nascondono dentro di loro degli errori. Io sono sempre stato uno di quelli che continuavo a dire, negli anni in cui si andava veramente bene, che la dirigenza aveva fatto un lavoro impeccabile. Ok? Io fatico a contare dei veri e propri errori di dirigenza fino a un certo punto, che possiamo indicare pressappoco come il quinto anno di Allegri. Ok? Badate bene. Non vuol dire che prima la dirigenza non avesse commesso degli errori, perché quelli li commettiamo tutti quotidianamente, figuriamoci all'interno di un arco di 8 anni, ok? Però c'è da dire che se sono piccoli errori di tanto in tanto, o comunque anche un grande errore, però poi a seguito tantissime cose fatte bene, quell'errore si può anche dire, e vabbè, succede, siamo umani, anche le persone che lavorano all'interno della Juve sono umane, ci sta a sbagliare. Quando però ci sono tanti errori l'uno dietro l'altro, ripetuti a breve termine, anche se sono tanti piccoli errori, se poi iniziano a diventare anche grandi errori, allora ecco che iniziano ad esserci delle problematiche. Un'altra cosa che vedremo all'interno di questa lista è che noi andiamo a vedere questi eventi scritti, documentati, che sono veramente accaduti, e in alcuni punti ci troviamo a dire: però qua cos'è successo? Perché qua è successo qualcosa. Questo è l'evento, la causa scatenante, però perché? Perché siamo arrivati a questo punto e ci sono tante ipotesi. Tra i tifosi girano sempre tante ipotesi, tra i giornalisti, tra i social network. Ma appunto sono ipotesi, non sono cose documentate come quelle che andremo a vedere. Quindi il mondo Juve è difficile da valutare e da giudicare perché ci mancano delle informazioni, non abbiamo la chiave ufficiale di quelle informazioni e possiamo solamente fare delle illazioni. Oh, sono tornate anche le illazioni, guardate un po', nel fine anno torna tutto. Iniziamo. Evento. L'arrivo di Cristiano Ronaldo. Che qualcuno può etichettare già questo come un errore, sapete benissimo che personalmente non è stato un errore, ma un'opportunità di crescere ancora di più. Col senno di poi è stata tutta un'altra roba rispetto magari alla stessa programmazione della Juventus all'epoca dell'acquisto nel 2018 di Cristiano Ronaldo. Io non lo considero un errore, ma questo è la causa scatenante. L'arrivo di Ronaldo e dopo pochi mesi l'addio di Marotta. Ecco, questo è un errore, l'addio di Marotta. E qua c'è il primo grande punto di domanda. Perché? Perché si è andato Marotta? Perché secondo me il primo grande errore della Juventus nella serie è l'addio di Marotta. Che se ne va, non c'è mai stata una causa ufficiale nemmeno qua, come non c'è mai stata per Allegri, ma lo vedremo successivamente. E da qui, dall'addio di Marotta, che non è il singolo addio di Marotta l'errore, no? Non è il fatto che se ne vada Marotta. È il fatto che poi non è mai stato sostituito Marotta.
o meglio, hanno sempre lavorato Marotta e Paratici insieme. Se ne va Marotta, viene promosso Paratici e viene dato tutto l'incarico a lui, che poi non sia stato in grado lui di fare le stesse cose che faceva Marotta o le stesse cose che facevano insieme, o la società che non è stata brava ad affidargli un altro collaboratore in modo da ripristinare un duo e non una singola persona che deve fare il lavoro magari di più persone, questo è tutto da vedere. Sicuramente Paratici non ha le capacità di Marotta, Marotta ce l'ha dimostrato in 2 anni che è andato all'Inter, guardate un po' qual è la situazione, ha costruito una grande squadra, ha ingaggiato un grande allenatore, certo c'è una base economica forte dietro, ma c'è sempre stata anche la Juventus. E qua ci può essere il discorso appunto di Ronaldo, però la base economica della Juventus è stata intaccata da Ronaldo. Io non sono esattamente di questa idea, credo che la Juventus fino all'anno scorso, anche dopo l'ingaggio di Sarri, con il mercato che è stato fatto, De Ligt, parametri zero, Ramsey e Rabiot, qui si danno una marea di soldi, fosse ancora nella dimensione di avere dei soldi, ma che già lì iniziassero a cercare di cambiare qualcosa. Beh, vedete un po' il modo in cui si è cercato di vendere Mandzukic, Emre Can, Higuain, Dybala in qualsiasi scambio, perché comunque si voleva cercare di guadagnare qualcosa, ma si spendeva ancora. Ma stata tra capo e collo è stato il Covid, ma lo vedremo. Quindi l'addio di Marotta è il primo grande errore e c'è già un grande punto interrogativo. Perché? Cos'è successo? Qual è stata la vera causa dell'addio di Marotta? Non lo sapremo mai, probabilmente, o forse lo sapremo a distanza di anni. Cosa succede poi? Allegri al 5° anno stava finendo il ciclo. E anche questo credo che sia un dato di fatto. Probabilmente anche lo stesso Allegri ne era a conoscenza, lo stesso Agnelli ne era a conoscenza. E questo ha generato malumore nello spogliatoio. Allegri lo dice, al 5° anno c'era gente che si era stancata di vedere la mia faccia, addirittura che era un po' anche una roba che aveva detto Lippi, dopo tanti anni che sei lì, puoi essere lì, puoi essere bravo, ma la gente che ti ha visto per 4-5 anni di fila ci ha un po' rotta le balle, dite anche qua siamo umani, ed è una roba che capisco. Questi malumori dello spogliatoio hanno portato, se vogliamo, tra virgolette, una crisi di risultati, che anche qua io non sono d'accordissimo, infatti non l'ho scritta, ve la dico così a voce, che sfocia con l'eliminazione con l'Ajax, e all'esonero di Allegri. Ok, l'esonero di Allegri in sé non è un errore, perché come dicevamo il ciclo di Allegri era finito, e ve lo dice uno che Allegri, lo sapete, lo ama, dovesse tornare domani Allegri io sarei contento, perché l'uomo e l'allenatore lo stimolo, lo rispetto molto e so che è un bravo allenatore rispetto a queste ultime 2 annate che abbiamo avuto disastrose. Non è una coincidenza che le cose iniziano ad andare male magari quando se ne va Allegri, perché comunque lo so che le persone non usano come metodo di giudizio lo scudetto, ma lo scudetto lo è, negli ultimi 2 anni l'abbiamo vinto veramente per rotto la cuffia, e senza il Covid probabilmente alla Lazio se lo porta a casa. Quest'anno non siamo mai stati in corsa con Allegri, l'ultimo anno di Allegri, per quanto sia andato male tra virgolette, lo scudetto l'hai vinto a dicembre, gennaio, febbraio, una roba del genere. Però l'esonero di Allegri non è un errore, l'errore vero è il mancato ingaggio o la brutta abitudine non avere le idee chiare per il futuro allenatore nel momento in cui prendi la decisione di cambiare. Questo è un po' il punto focale del discorso ed è sempre stato quello che vi ho detto per Pirlo. Io non sono a favore o contrario, prima di Firenze, dove mi sono schierato, all'esonero di Pirlo. Il punto focale del discorso è chi lo sostituisce, perché siamo sempre lì, Allegri e Sarri, e probabilmente adesso anche Pirlo, ci sta che vengano cambiati per un motivo o per un altro, ma chi mi metti al posto? È il grande errore, secondo grande errore, a distanza di veramente pochi mesi l'uno dall'altro, è stato questo qui, non avere le idee chiare per ingaggiare un super top, oppure avere le idee chiare, nel senso, io voglio, che ne so, si parla tanto di Guardiola, io voglio Guardiola, ma non avere la certezza di poterlo ingaggiare. E anche qua, primo grande errore, grande punto di domanda, c'era un allenatore super top? E se sì, chi era? E quindi questo crea un effetto domino su Sarri come ripiego. Attenzione, Sarri, lo sapete, per quanto mi riguarda, è un buonissimo allenatore. Io avrei confermato Sarri l'anno scorso. La mia idea cambia dopo l'eliminazione con Lione, quando vedo un Sarri scocciato e quasi stesse cercando di dirci qualcosa un po'. È che un po' l'idea, nel momento in cui mi scatta la scintilla del dire Pirlo va cambiato, dell'intervista con la Fiorentina, post-Fiorentina, in cui ammette lui stesso di non essere stato all'altezza, di non essere stato bravo, di non aver lavorato bene, dicendo che anche la società questa cosa la pensa. Lo stesso Sarri post Lione mi viene a dire che non è deluso, non è triste, è affamato perché non mangia a mezzogiorno. Sono frasi, ragazzi, sono punti di non ritorno.
come avevo detto che il punto di non ritorno per Ronaldo era la partita di ritorno col Porto, dove fa una partita pessima all'interno della Champions League, più c'è quell'errore sulla barriera, quello è un punto di non ritorno di Ronaldo. E bene o male, post quella partita soltanto il Cagliari, la partita dopo con la tripletta perfetta, poi Ronaldo c'è stato e non c'è stato, è andato in intermittenza, quindi un punto di non ritorno. Il punto di non ritorno di Sarri è stato quello lì, secondo me. Come il punto di ritorno di Pirlo è stato Firenze, neanche tanto Benevento, dove lì ci stava l'esonero, se si voleva cambiare perché c'era la pausa nazionali, ma è stato Firenze. Da Firenze io credo che non ci siano proprio presupposti per continuare con Pirlo, anche se è una cosa che penso già da un po', e chi segue i miei video tra una frecciatina, una frase e l'altra, poi l'aveva capita, si era cercato di dare fiducia, continuato a vedere dove si andava, ma poi quando arrivi tu stesso ad arrenderti, tu stesso allenatore, no? Fai fatica poi a difendere l'indifendibile. Sarri come ripiego porta al mercato non fatto per Sarri, che era uno dei grandi punti fuori dell'anno scorso. Diamo un altro anno a Sarri, perché facciamo un anno di mercato con lui che ci dice che cosa comprare, che cosa gli serve. Sarri, un allenatore che ha bisogno di un certo tipo di squadra a prendere al meglio, l'anno scorso non ce l'aveva, cerchiamo di dargliela. La mancanza di continuità, anzi, continuità di crescita all'interno della squadra, questo è un altro grande errore. Grande errore, proprio perché non vai a comprare giocatori che servono a Sarri nel primo anno. Io lo riporto a Marotta, perché questo è il primo mercato di Paratici. Ed è qua che capiamo che forse il solo Paratici non è all'altezza di sostenere tutta questa situazione, no? E quindi si ricollega. Difficoltà nei risultati, malumore nello spogliatoio, come erano accaduti l'anno scorso con Allegri, come stanno accadendo quest'anno con Pirlo, verso la fine. Il Covid, che qua non c'entra niente con la dirigenza, ma è un dato di fatto. E l'esonero di Sarri, che esso stesso è un errore. L'esonero di Sarri è un errore, perché nel momento in cui cambi guida tecnica e l'addio di Allegri, ripeto, ci stava, ma anche lì non si sono mai comprese le situazioni, punto di domanda, sia Allegri che se ne va, sia Sarri che arriva, dicono una cosa che li accomuna. Allegri dice mi mandano via perché vinco, ma non vinco in un certo modo. Sarri dice mi prendono perché prima si vinceva, ma ora si vuole vincere diverso. E quell'ora si vuole vincere diverso, quindi si presuppone che si voglia continuare a vincere, però bisogna che mi dai il tempo per arrivarci a quel diverso lì, e bisogna che facciamo una squadra con quello che serve a me, perché se tu mi cerchi per un tipo di gioco che sono in grado di dare, ma quel tipo di gioco non mi dà la possibilità di esprimerlo, allora è un problema. Quindi l'esonero di Sarri stesso è un problema, però c'è un altro punto di domanda: cos'è successo tra lo Scudetto e il Lione? Perché qualcosa è successo, non è che Sarri è girato con le palle e va a fare le interviste e dice che ha fame perché è matto e vuole rischiare l'esonero per una roba del genere. E infatti Agnelli stesso, dopo pochi istanti, o forse addirittura prima nella linea temporale, ora non ce l'ho chiara, va davanti ai microfoni, ma si parla veramente di minuti di distanza, e dice che ci saranno dei cambiamenti, che bisognerà cambiare. Il giorno dopo, dopo pochissime ore, arriva l'esonero di Sarri e la conferma di Pirlo, che anche qui è un errore di valutazione, perché Pirlo non era pronto, e nel momento in cui Agnelli mette Pirlo, e anche qua è stato Agnelli a mettere Pirlo, e prima sono stati Paratici e Nedved ad esonerare Allegri e scegliere Sarri, sono dei punti di domanda, perché noi ci diamo le risposte anche in base a quello che dicono nelle conferenze stampa, però non c'è un comunicato ufficiale che dice tal dei tali ha scelto Pinco e Pallino. Sono presupposte, noi andiamo per illazioni, facciamo delle illazioni, no? L'errore di valutazione su Pirlo è molto grande, perché nel momento in cui tu metti Pirlo in panchina, nella mia testa, torniamo indietro ad agosto, c'è un rapporto umano tra Pirlo e Agnelli che si sono parlati e riparlati e riparlati, ed è stata data l'impressione di essere già pronto non solo per allenare, ma di gestire una squadra e di affrontare i momenti difficili e di venire fuori dai momenti difficili. Cosa che Pirlo in questo momento ci ha dimostrato di non essere in grado di fare. E quindi qui c'è un grandissimo errore di valutazione. E questa non è colpa di Pirlo, perché lui è inesperto e giustamente non può essere già bravo a fare una cosa. Ma pensare all'epoca che fosse già bravo e fosse in grado di fare certe cose, questo è un errore, probabilmente, ripeto, andiamo, è intuito, ma è un errore molto grave di Agnelli, se è stato Agnelli a scegliere, no? Poi, taglio budget causa pandemia, che però non è un errore, è un dato di fatto, e anche qua possiamo tornare a Pirlo, il fatto di metterci Pirlo magari è proprio per questo, ok? Che anche qua, se ci ragioniamo, se tu vuoi tagliare il budget causa pandemia e hai già Sarri, che è un allenatore che ti percepisce 6 milioni di euro all'anno, è molto più logico confermare Sarri, ok? Invece che pagarlo per farlo stare a casa, invece che ingaggiare Pirlo, che sì, ha uno stipendio basso, 1,8 milioni, ma
Pirlo, suo staff, e fai un nuovo cambio e fai un mercato che probabilmente era programmato al di là dell'allenatore per l'ennesima volta, a livello economico forse addirittura ti conveniva tenere Sarri. E per quanto Pirlo possa costare poco, sono comunque soldi che tiri fuori invece che continuare con Sarri. Quindi, ancora una volta, cos'è successo tra Sarri e la Juventus? Perché si raccontava di climitesi e questi probabilmente sono stati confermati, no? Mercato ok quest'anno, quest'estate, secondo me è stato un buon mercato, ma incompleto. Quindi, ancora, Paratici incompetente o Paratici non è abbastanza bravo? Questa è la domanda che dobbiamo farci, perché so che tanti hanno preso una posizione, io sinceramente non l'ho ancora capito, perché secondo me quello di quest'estate è stato un buonissimo mercato, però incompleto. Incompleto perché hanno valutato che questa squadra fosse già a posto così, o perché erano finiti i soldi, era finito l'amore e quindi bisognava accontentarsi. Perché non si sanno, abbiamo sempre queste risposte di circostanza da parte della società, ma sì, si valuta le opportunità, ma sì, la squadra così è completa, numericamente ci siamo, che anche lì non è vero, cerchiamo di far giocare i giovani, che quelli dell'Under 23 alla fine sono visti all'inizio e poi sono morti e sepolti. E questa cosa porta ad altri risultati altalenanti, causa squadra, causa allenatore, quindi Paratici, Agnelli e Nedved, che non so dove lo dobbiamo ficcare, probabilmente un po' in tutti e due, i malumori nello spogliatoio. Qua arriviamo al grandissimo errore degli ultimi giorni, la figuraccia che abbiamo fatto in Super League, perché tanti ancora mi vengono a dire ma mettilo che Agnelli ha fatto una figuraccia, figa ragazzi, l'ho detto in un video apposta che si chiama Ecco perché penso che Agnelli se ne vada alla Juventus, l'ho scritto nei post su Twitter, l'ho riportato su YouTube e Instagram, l'ho detto in live su Twitch, ma che cosa devo fare, me lo tatuerò qua, adesso me lo tatuo qua, mi faccio un selfie, sì Agnelli ha fatto una figuraccia con il discorso Superlega, ma lo dico dal primo giorno che è saltato il tutto, non è una novità. Non è una roba che dico da oggi, l'ha fatta. Oh ragazzi, non so più come dirvi che l'ha fatta. Sì, l'ha fatta e ha delle colpe la dirigenza e la presidenza su tutto quello che è accaduto. Abbiamo visto l'elenco, no? Però ha fatto anche le altre. Non è Agnelli l'unico che ha fatto la figuraccia. Questo è un messaggio che bisogna passare. E si arriva ad oggi. E vedete che sono tutte a cascata. È tutto un effetto domino di un errore che era Marotta, del mancato ingaggio di un allenatore che poteva essere Allegri, non tanto di Sarri, perché Sarri è comunque un ottimo allenatore, ma di cosa è successo, perché Sarri è stato esonerato dopo un anno, perché Allegri è stato esonerato perché probabilmente il ciclo era finito, neanche qua dobbiamo dire probabilmente, loro rivalutazione su Pirlo, non si è continuati ad andare nella direzione degli acquisti sull'ordine di Cristiano Ronaldo, Cancelo, che erano stati fatti l'anno prima, Emre Can, la figuraccia in Super League e la comunicazione di Pirlo letale in queste ultime ore. Quindi, Nedved e Paratici, facciamo così, no? Hanno esonerato Allegri e hanno preso Sarri, che ha uno stipendio da top, e più è stato riconosciuto al Chelsea un indennizzo per liberarlo. Questa è la ricostruzione che possiamo fare senza dati affidabili, senza avere la certezza al 100%. Quindi, Nedved e Paratici hanno fatto questo. Agnelli, Pirlo, che è out dalla Champions, cioè nel senso che è uscito con il Porto, non che non ci qualifichiamo, non vince lo scudetto e forse non si qualifica in Champions. Quindi entrambi i poli hanno fatto degli errori che hanno portato a grosse perdite lato Juventus. Io l'ho sempre detto, per quanto mi riguarda, il calcio come un'azienda, se qualcuno sbaglia, qualcuno deve pagare. Ma Agnelli stesso, sono parole di Agnelli, nella conferenza stampa di addio di Allegri, dove Agnelli stesso è un po', si vede che non è proprio dell'idea di esonerare Allegri, di allontanare Allegri, e dice un presidente deve affidarsi a delle persone di fiducia che vengono responsabilizzate, ok, da queste decisioni che devono prendere. Se però queste decisioni non si rivelano corrette, queste persone che hanno avuto questa grande responsabilità dovranno poi rispondere dei propri errori nel caso. Parole di Agnelli, queste ufficiali, queste sì. Infatti io sono rimasto stupito l'anno scorso che mi esonerano Sarri. E tutta la dirigenza rimane dentro, ho detto qualcosa non va. Se ci aggiungiamo un altro errore grandissimo che non ho inserito qua dentro, perché è una roba, se vogliamo, secondaria, ma c'è stata un'altra grande brutta figura della Juventus quest'anno, l'abbiamo detto, che è stata la vicenda Suarez. Il fatto che la Juventus sia già dell'idea di acquistare Suarez, sia d'accordo col Barcellona bene o male per un indennizzo per liberarlo, sia d'accordo con il giocatore che ha la preferenza di andare lì,
c'è già l'ingaggio, eventualmente bisogna solo firmare il contratto e ci si accorge che non ha la nazionalità italiana, perché magari ci si era affidati al fatto che la moglie aveva il passaporto e si era dato tutto per scontato e noi avevamo finito gli slot. Ma questo è un errore da principianti, ragazzi. Questo è un errore da principianti. E ripeto, se mi fai un errore ogni tanto, come era accaduto prima dell'arrivo di Marotta, dell'addio di Marotta, dell'arrivo di Ronaldo, ci sta. Ma il fatto che in questo momento ci siano tanti errori ripetuti uno dopo l'altro fa passare l'idea che ci sia un po' di confusione. Perché io non sono uno di quelli che col forcone e la torcia dice Agnelli out, Paratici out, Nedved out. Perché ripeto, io non ho la certezza di chi decide che cosa all'interno della Juventus. Non pensiate che non le veda queste cose, sono errori, li vedo, ve li ho elencati, ne abbiamo parlato per 20 minuti, li vedo. Però io credo che soltanto internamente alla Juventus si sappia chi ha fatto che cosa, perché è stato fatto questo, perché questo se n'è andato, perché non è stato preso quest'altro. Quindi io, senza dati oggettivi, faccio fatica a giudicare e non mi piace puntare il dito contro le persone per ottenere magari consensi, perché so che è molto facile ottenere consensi puntando il dito contro le persone. A me piace più sviscerare e parlare anche per 20 minuti, perché no? E cercare di capire insieme a voi. Quindi questa è la ricostruzione che faccio io. Secondo me questo è quello che è accaduto, e a distanza di due anni e mezzo, tre anni, ci sono stati tanti piccoli e grandi errori che hanno portato alla situazione di oggi. Quindi no, la colpa non è solo di Pirlo, quindi no, Pirlo non è che non ha colpe, quindi no, la dirigenza non è che ne è esente, ne hanno tutti, ma ognuno ha una determinata colpa, come ce l'ha la squadra. Partiamo da questo presupposto, non mi stancherò mai di dirlo, l'allenatore ha delle colpe, la dirigenza ha delle colpe, la squadra ha delle colpe. Perché se la dirigenza sbaglia e mette Pirlo, e se Pirlo non è pronto e non è esperto comunque per vincerti la Champions League o vincerti lo scudetto o portarti in Champions League, la squadra che non vince col Benevento, che fa un punto col Benevento, fa un punto con la Fiorentina tra andata e ritorno, fa due punti con l'Hellas Verona, che all'ultimo secondo mi pareggia con la Lazio, che nel derby col Toro non mi riesce a vincere, che col Porto non gioca praticamente tutta una partita e usciamo dalla Champions contro il Porto in 10. Per quanto la dirigenza e Pirlo abbiano sbagliato, ci sono degli errori immensi, immensi nella squadra, nell'approccio alla partita. E sono professionisti che non sono in grado di ritagliarsi l'idea nella loro testa che non si vince più, non si gioca più per vincere, ma per il quarto posto, beh, allora stacco la spina perché non sono abituati a quei palcoscenici. È meglio che cambino mestiere. È meglio che cambino mestiere. Perché hanno la fortuna di fare il lavoro più bello del mondo, perché il calcio è lo sport personalmente più bello del mondo, e vivere di calcio è la cosa secondo me più bella del mondo, perché fare un lavoro che ti piace è una delle chiavi della felicità vera e propria. E se hai degli atteggiamenti in cui non onori la maglia, non sudi per la maglia, fai vedere che sei scocciato. Ragazzi, Cristiano Ronaldo è uno che continua a dire Ronaldo serve alla Juve, Ronaldo serve alla Juve, ha fatto una grandissima stagione, ma vederlo così mi sta sulle palle vedere Cristiano Ronaldo che mi deve fare un favore per giocare per la Juventus che prende 30 milioni di euro all'anno. Mi sta sulle palle, perché sono un tifoso e amo la squadra, amo la maglia, amo la storia. E vedere uno che non si può giudicare perché è uno dei più forti in questa stagione, e ripeto ancora una volta, secondo me è il miglior giocatore che c'è nella Juventus e tuttora il miglior giocatore che c'è nel campionato italiano, e che ha fatto una bella stagione fino adesso, non è che se adesso non vinci più la Champions o non vinci più lo scudetto puoi staccare la spina, e magari questo staccare la spina di uno come lui anche qua a domino porta tutti gli altri a dire allora se non ci crede più lui, che è il 90% delle azioni offensive della Juventus sotto lato realizzativo, perché Cuadrado è probabilmente il giocatore in più di questa Juve, allora a domino tutti gli altri lo seguono. È che un po' il discorso che facevamo nel video di ieri. Allegri, Sarri, Pirlo, sì, hanno pagato, stanno pagando e pagheranno, ma la squadra a un certo punto ha smesso di seguire tutti e tre. E da 3 anni c'è Ronaldo. Coincidenza o non coincidenza, questi sono i fatti. Quindi la squadra ha delle grandi colpe, tutti, da quelli che non ci hanno messo quello che potevano metterci a quelli che hanno smesso di metterci quello che possono metterci.